Cosa è l'amore? Non quello delle telenovele. Dio è il vero amore. È la riflessione al centro dell'omelia del Papa nella messa del mattino a Santa Marta. Dio, ha ripetuto Francesco, ama sempre per primo. Ti aspetta così come tu sei e con un abbraccio fa tacere l'accusa del peccato. Le intenzioni di preghiera mensili del Pontefice affidate a un videomessaggio. È l'iniziativa inedita promossa dall'Apostolato della Preghiera. La meditazione del Papa in spagnolo, tradotta in 9 lingue, diffusa per il mese di gennaio, è dedicata al dialogo interreligioso. Martedì 12 gennaio alle 22 su Rai Storia il documentario dedicato a Eugenio Pacelli, Pio XII, chiamato a guidare la Chiesa negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda. Grazie al prezioso materiale d'archivio, il documentario restituisce l'uomo, il pontefice, un gigante del Novecento dichiarato venerabile da Papa Benedetto. Dio ama sempre e ci ama per primo, non importa quanto siamo peccatori. Il vero amore è Dio, non quello delle telenovelas o l'entusiasmo per una persona che poi si spegne. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano del Vangelo di Marco sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci proposta dalla liturgia del giorno. La compassione di Gesù per la folla, ha spiegato, non è la stessa cosa che avere pena, perché l'amore che Gesù nutre per le persone che lo circondano lo porta a patire con loro, a coinvolgersi nella vita della gente. E in quest'anno della misericordia il Signore ci sta aspettando per abbracciarci e dirci: figlio, figlia, ti amo. Andare dal Signore e dire: ma tu sai, Signore, che io ti amo. O se non me la sento di dirla così, tu sai, Signore, che io vorrei amarti, ma sono tanto peccatore, tanto peccatrice. E lui farà lo stesso che ha fatto col figlio che ha speso tutti i soldi nei vizi. Non lascerà finire il tuo discorso con un abbraccio. Ti farà tacere l'abbraccio dell'amore di Dio. Le intenzioni di preghiera mensili del Pontefice sono ora affidate a un videomessaggio. È l'iniziativa inedita promossa dall'Apostolato della Preghiera, che in questo inizio del 2016 ha pubblicato il primo video, di circa un minuto, con una meditazione del Papa in spagnolo tradotta in 9 lingue. L'intenzione universale di preghiera per il mese di gennaio è dedicata al dialogo interreligioso. Il dialogo sincero tra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace e giustizia. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Nel viaggio a ritroso di Rai Storia arriva l'ultimo documentario dedicato a un papa dell'era dei media. Martedì 12 gennaio alle 22 la puntata di Italiani sarà dedicata a Eugenio Pacelli, Pio XII, un gigante del Novecento. Il processo per la beatificazione ne ha riconosciuto le virtù e Papa Benedetto XVI lo ha dichiarato venerabile nel 2009. Ora si aspetta solo il miracolo. Che punto è il processo? Ma il processo è molto avanzato, perché la parte essenziale è già approvata definitivamente dal Papa e non può essere neanche più ripresa.
Questo è il decreto sulle eroicità delle virtù, che esamina tutta la vita, tutta l'attività, tutte le virtù, la santità di Pio XII. E sono state varie discussioni nel seno alla Santa Sede. Uno degli storici teologi, a cui ho resistito come relatore, dunque investigatore nominato dal Papa per queste cose. E allora la terza poi, alla quale è soltanto tra cardinali e vescovi, io non ho assistito a questo, però subito dopo il raduno erano 13 tra cardinali e vescovi, il presidente del raduno, il cardinale Sreiva Martins, mi telefonò e disse: padre, è andato non solo bene ma super bene. E unanimità assoluta e la raccomandazione al Papa di procedere quanto prima alla canonizzazione di Pio XII. Devo dire che ogni anno riceviamo almeno due notizie di miracoli molto promettenti, però il problema è sempre di far collaborare la gente con il processo canonico, perché non basta che ci sia un miracolo, la Chiesa vuole le prove. Chiamato a guidare la Chiesa nei terribili anni della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, Pio XII fu una figura molto complessa, forse il Papa più discusso, proprio a causa dell'epoca vissuta, per l'atteggiamento nei confronti del nazismo e degli ebrei. La realtà, ricostruita dalle testimonianze, è che rimase imprigionato in letture anticattoliche, che ne hanno non solo oscurato, ma addirittura falsato l'immagine. Quanto alle critiche della comunità ebraica su Pio XII, ci sono magari dei documenti ulteriori che possono mettere a tacere? Questa è una delle cose che è un mistero nella storia. Non c'è stato nessuno che ha fatto tanto per gli ebrei come Pio XII in quelle tragiche circostanze, e quindi che adesso, anziché essere riconoscenti, l'attaccano in questo modo è una cosa che umanamente è difficile da spiegare. Però adesso stanno cambiando però. Yad Vashem, dove avevano messo nella cosiddetta sala della vergogna una fotografia di Pio XII con delle cose, adesso hanno cominciato a rimuoverlo. È quindi un Papa che ha cambiato nei fatti, se non nella teoria, quelli che erano i rapporti con gli ebrei. Non credo che senza questa grande operazione di salvataggio sarebbe stato possibile arrivare alle trasformazioni del Concilio Vaticano II, che però appartengono a un altro pontificato. Firmato da Antonia Pillosio, il documentario restituisce l'uomo e sviluppa spunti biografici suggeriti dal postulatore padre Gumpel e dagli storici, grazie a prezioso materiale d'archivio. Devo dire che noi abbiamo cercato di restituire a tutti l'uomo Pacelli e quindi anche il suo calore, i suoi pensieri, le sue passioni, le sue anche paure, i suoi timori nei confronti del nazismo e nel grande periodo storico che lui ha attraversato. Credo che ci siamo riusciti, cioè siamo riusciti a dare una visione più umana a questo Papa che altrimenti è sempre chiuso in alcune icone forse troppo fredde, troppo stigmatizzate dalla politica e da altre cose. E ringrazio l'Archivio Pontificio Sonoro di Radio Vaticana perché insieme alla famiglia L'Opera ci ha dato degli audi particolari, inediti, che noi offriamo nel documentario aggiungendo delle pellicole, delle techerai. E quindi si sente il Papa molto vicino, ecco, forse più che in altri documentari su di lui. Penso che durante la guerra non ci sia stato in Europa una persona che ha fatto tanto, tanto, tanto per mantenere la pace, ma anche per mostrare la carità cristiana a tutti senza distinzione. Per quanto riguarda il periodo dopo la guerra, penso che il Papa sia stato il primo Papa davvero moderno. E ciò che mi ha colpito molto nel documentario è vedere come lui era vicino alla gente. Adesso ammiriamo tutti Papa Francesco per la sua vicinanza, basta vedere le folle in piazza e tutti volevano toccare il Papa, i bambini da benedire, c'era tutto e più. Pensa che questo documentario può anche rasserenare gli animi delle comunità ebraiche? Questa è la mia grande speranza, sì, questa è davvero la mia speranza, però è importante voler vedere la figura con un po' di buona volontà e non soltanto con pregiudizi.
Osservatore Romano di sabato 9 gennaio. Responsabilità comune, appelli dei leader europei per arrivare a una strategia unitaria sull'immigrazione. La Svezia prolunga i controlli alle frontiere. Sulla Libia l'ombra dell'IS, Washington condanna la strage a Sliten. E anche Washington cerca una linea. Ancora tensione tra Riyadh e Teheran, smentito un raid contro l'ambasciata iraniana nello Yemen. Un mese fa, l'anno santo della misericordia, da San Pietro al mondo.